Che cosa dire di questo progetto? È un progetto che io ho amato, voluto da subito, mi sono battuto per malinconico a tutti i costi, volevo farlo, non avrei proprio immaginato di vedere in televisione poi un malinconico che non ero io, sarei impazzito. Quindi molto 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 contento di averlo cucito addosso, vissuto, poi con Diego ci siamo divertiti a indossarlo sempre di più, ci ho messo questa valigetta che lui porta invece che come i grandi avvocati, la porta al petto quasi come una coperta di Linus, insomma c'è un mondo incredibile attorno, è un'operazione secondo me coraggiosa perché comunque c'ha un linguaggio nuovo e io devo invece fare i complimenti non solo alla produzione, quindi Viola Film, a Rai Fiction, a Carlei che è venuto continuamente sul set, perché era un progetto da prendere con le molle, nel senso molto molto complesso, diciamo, da raccontare, perché quello che vedi e leggi e immagini sui libri diciamo è tanta roba, però noi ci siamo trovati a raccontare un mondo che poi cinematograficamente andava messo, diciamo, su pellicola ed era molto più complessa la cosa, e quindi faccio i complimenti ad Alessandro Angelini, che non solo è un grandissimo regista, ma ha una grandissima sensibilità, perché potevi fare anche un ottimo lavoro estetico, diciamo, e quindi raccontarlo comunque bene, però non capire il mondo di Malinconico. Invece il fatto di aver deciso di raccontarlo anche nelle voci off, in questi suoi pensieri infiniti, e raccontarlo sempre diversamente come racconto registico, quindi proprio cinematografico, quindi trovare sempre una soluzione diversa, gli fa onore, perché quando lo vedi, almeno a me ha fatto l'effetto di una boccata d'ossigeno, cioè di qualcosa che non riesci a decodificare immediatamente, e quindi sei sempre, diciamo, up, diciamo, durante la visione, e quello, diciamo, è merito di Angelini, quindi è merito, diciamo, di una regia che ha sposato completamente il progetto. Per il resto, chiaramente il 20 ottobre di notte non dormiremo per sapere com'è andato un Malinconico, e quindi dal 21 vi dico se sono vivo o no. Grazie. Ho sempre fatto, insomma, i personaggi, no? Quelli un po' drammatici, dolorosi, addolorati, che sono molto protettivi nei confronti dei figli. In questo caso non è così. Assunta proprio ha un rapporto con la figlia quasi inesistente, addirittura precario in qualche modo. Dice addirittura: io sì, le voglio bene, ma mi sta antipatica. Quindi è proprio un personaggio atipico in questo senso, ha una maternità strana, e trova nel suo ex genero, in Vincenzo, ecco, una comunicazione sincera, un ascolto. Con lui è come se lei, con la sua energia, la sua intraprendenza, la sua continua voglia di, no, di fare, si prendesse un po' di pace, un po' di quiete. In questo senso loro hanno un rapporto proprio fra due opposti molto bello. Io devo ringraziare Alessandro Angelini, che mi ha chiesto di partecipare a questa storia bella. Devo ringraziare Diego, devo ringraziare Massimiliano, tutti i miei colleghi bravissimi, Teresa che fa mia figlia qui, Denise, perché mi sono trovata in un mondo, quello un po' in parte della commedia, che per me era nuovo. Ho scoperto quanto fosse difficile, no? Perché la commedia, anche se poi non è del tutto commedia, ma necessita di tempi diretti, rapidi, non dico senza pensiero, ma quasi in assenza di pensiero, il che era una cosa per me nuova. Quindi io ringrazio veramente chi mi ha voluto far partecipare, anche se è una piccola partecipazione, ma con questo personaggio semplice ma strano, diverso, in questa nuova avventura della mia vita. Quindi in questa storia di un uomo semplice, di un antieroe, di cui forse tutti abbiamo bisogno, no? Perché viviamo tempi affollati di pensieri, tempi affollati di stress, di voglia di ambizione, di vincere sempre. Ecco, qualcuno che in qualche modo non si preoccupa di vincere sempre, come Vincenzo ci voleva. Quindi questo continuo gioco avvenuto sul set con Massimiliano
ha portato delle punte di ironia, di follia sconsiderate, perché lì dove io cercavo di essere altrettanto sexy, no, lui mi bocciava completamente, perché a un certo punto in una scena, come dire, tipo, insomma, che preannunciava una scena sexy d'amore, cioè in cui lo invitavo a ritornare in casa con le mie tecniche, col mio modo di essere donna, no, e sensuale, a un certo punto ha detto: Tere, però devi essere più sexy. Qui, questa cosa qui si è costruito la relazione di questi due personaggi. E però vorrei aggiungere quello che diceva Alessandro, quello che diceva Ivan Carlei, che il piacere di recitare con Massimiliano è stato enorme, perché è un attore innanzitutto che secondo me è una qualità, non si mette sul piedistallo e quindi mette una distanza. Questo ti permette di avanzare, no, delle proposte, e non solo di essere accettate, insomma, se sono considerate valide, però anche di rilanciare. Lui rilancia continuamente, quindi si partiva da una scrittura molto ben precisa, ma c'era la possibilità sempre di improvvisare, quindi questo rende vivo un prodotto, rende vivo una fiction come questa. Alessandra Persiano scardina un po' il luogo comune, perché è una donna di successo, molto ambita nel tribunale, catalizza l'attenzione maschile, ma riesce a farsi valere soprattutto anche per il suo merito professionale. È sicura di sé e questo poteva renderla arrogante. E invece, assieme ad Alessandro Angelini, abbiamo lavorato su una versione del personaggio molto dolce, molto empatica, una donna elegante nell'animo, oltre che esteticamente. Poi confrontarsi con la scrittura di Diego è stato straordinario. Io mi sono innamorata di Malinconico dal primo momento che ho letto le scene del provino, poi ho letto i libri, perché con Malinconico tutto è possibile ridere, è possibile commuoversi, è possibile pensare, ci si commuove con lui, si ride di lui e con lui anche di noi, perché parla anche di noi, è uno di noi. Massimiliano è stato un partner molto generoso, per cui c'è stato uno scambio continuo, ha una grande capacità di improvvisare e questo mi sbaricentrava, come scrive Diego De Silva nei suoi libri, così come sbaricentra Malinconico Alessandra Persiano. Io ringrazio Ivan, ringrazio Diego, che credo siano stati in origine coloro che hanno pensato a me. E come gli dico a un certo punto, nel primo momento in cui noi ci incontriamo: oh, sappi che io sono venuto solo per te, che erano 40 anni che non mi vestivo di bianco con le cravatte di Memphis. È un ritorno chiaramente a un personaggio che io poi nel frattempo, negli ultimi 40 anni, in realtà non ho mai rivisitato, l'ho lasciato là, l'hanno ripreso loro. Credo che funzioni, perché poi in realtà io sono un po' la sua coscienza, se vogliamo, no? Sono l'amico immaginario, quindi sono quello che gli arriva, che in realtà dovrebbe arrivare ad aiutarlo, ma in realtà non lo aiuta mai, gli complica ancora più la vita, ma questo credo che sia proprio la chiave del personaggio. Grazie per avermi chiamato, perché per me è stata veramente un'esperienza molto interessante, nel senso che una cosa è vedere il cinema, io faccio questo mestiere, chiamiamolo mestiere, da una cinquantina d'anni, sono entrato qui in Rai nel 71, però una cosa è vedere il cinema, una cosa è vedere la televisione, una cosa invece è trovarci in mezzo, e lì capisci tante cose, lì capisci il mestiere dell'attore oltre che quello del regista di fiction. E devo dire, io Alessandro e Massimiliano li ringrazio davvero, perché mi hanno fatto capire come si recita, che non è semplicemente recitare le battute, ma è avere un atteggiamento, delle posture, dei movimenti, riempire lo spazio, tutta una serie di cose che io probabilmente, ovviamente, anzi, non ho imparato nel frattempo, però insomma l'ho vista in Massimiliano e devo dire: Massimiliano, sei veramente un grande, grande davvero.